torna Nitro Famous estate qui dalle Cremona Circuit. Siamo pronti per andare a vivere gara 1 della Race Attack 600 e successivamente quella della Sport Bike, un tracciato ambitissimo quello di Cremona che ha visto anche delle piccole modifiche soprattutto nelle ultime curve dopo che i piloti della Superbike hanno girato nei test ufficiali negli scorsi giorni. Li rivedremo poi protagonisti a fine settembre per il round ufficiale del mondiale, ma prima focalizziamoci qui dalla pole position nella Race Attack 600. C'è Alberto Bettella seguito da Benedetto Copponi e successivamente nella Sport Bike abbiamo Sorrenti in pole davanti a Starnone e Sarchi. Il pubblico è pronto sulle tribune, stiamo per andare a vivere due gare di fuoco. Arriva l'ok da parte dei Marshall, via la bandiera rossa, via anche quella verde, ora parole ai piloti. Il semaforo è rosso e si spegne in questo momento, buono scatto da parte di Bettella, non benissimo purtroppo ancora quello di Benedett, qualche pilota invece là dietro fatica a partire e Bettella prova subito a fare il vuoto in curva 1. Abbiamo visto invece una non buonissima partenza da parte di Benedett, eccoci qua on board con Osler partito in quinta posizione e si ritrova un po' a inseguire davanti a lui il numero 88, Alberto Bozzoni, ricordiamo, facente parte della categoria Challenge di questa Race Attack 600. Prova subito Bettella a fare il vuoto, ricordiamo Bettella vincitore di entrambe le gare nel primo round a Varano, facendo anche i giri veloci e la pole position, si è preso tutto, vedremo se sarà capace di farlo anche in questo round a Cremona. Siamo con Perego, partito dalla 18ª posizione, il numero 77 che prova ad andare a tallonare Pantella e Bettella, vediamo che ha fatto già un po' di vuoto, ma non sarà sicuramente facile per gli avversari cercare di contenere questo Alberto Bettella che ha praticamente già fatto il vuoto, mentre Benedetto prova ad infilarsi, non riesce a passare, non riesce a mettersi dentro e dovrà ancora aspettare per provare ad attaccare la seconda posizione. E vediamo anche qua in fondo un po' i gruppi già sgranati dei piloti della Race Attack 600, mentre Benedett prende tutta la scia, vediamo se sarà capace di infilarsi. Benedett va quasi anche a toccare l'erbetta, si infila e lo passa, gli toglie anche gli adesivi anche prima di staccare, si è messo dentro William Benedett, non partito benissimo, sappiamo che le partenze per lui sono un po' quelle di Maverick Vinales, perdonami Willy per questa, ma comunque è già in seconda posizione, è lì, è passato, si è messo secondo Benedett, adesso va alla caccia di Bettella, 7 giri ricordiamo quelli della Race Attack 600 che insieme alla Race Attack 1000, ricordiamo la categoria Race Attack è una delle categorie entry level dei trofei motestate on board, intanto con Sorini che va dall'esterno di due piloti, il primo di questo gruppetto è poco bello, si è messo all'esterno, Sorini è passato Sorini il numero 23, che sorpasso all'esterno, si è messo dentro, non dovrebbe aver passato poco bello, eccolo qua, siamo on board, eccolo qua, è poco bello, Cristian poco bello, il numero 74 che ci ricorda dai girocato, prova a prendere la scia Cristian, vediamo, la prende tutta la scia, vediamo se stacca, purtroppo la regia ci toglie l'inquadratura mentre Benedett prova ad andare a prendere Bettella, inquadrato primo piano su di lui per William Benedett che sta provando ad andare a prendere Bettella, un po' sfortunato Benedett, ricordiamo a Varano anche lì incappato in due partenze non molto belle ma una grandissima rimonta, sappiamo che la seconda parte di gara di Benedett è proprio quella come quella di Enea Bastianini e sta provando ad andare a prendere Bettella, adesso andremo a vedere anche qualche giro cronometrico e siamo sempre on board con Sorini, con va un po' largo là dietro Mangili seguito da poco bello, forse sta spingendo Mangili per provare ad andare a prendere Sorini e affrontano il rettilineo finale che poi porta verso le ultime curve, ricordiamo le ultime curve del tracciato di Cremona che sono state appena modificate, lo vedete un po' questo dosso, non si vede benissimo l'ultima curva come ci hanno detto alcuni piloti, c'è questo piccolo dosso che porta sul traguardo, riconfigurazione fatta ovviamente per garantire sempre più sicurezza e anche viabilità per i piloti della Superbike che ricordiamo saranno protagonisti dal 20 al 22 settembre su questo tracciato, on board con Perego che passa adesso sul traguardo, gira in 1.39.5, buono il giro di Cristian Perego
E ricordiamo che in questa categoria della Resatac 600, l'abbiamo già un po' menzionato prima, siamo andato con Sorini. Sorini che tallonato da Mangili, vediamo se Mangili avrà l'occasione per provare a passarlo, si presenta un po' all'esterno, potrà provare a prendere un po' la scia in questo rettilinetto, vediamo se avrà la possibilità per farlo, non riesce. E stavamo proprio dicendo che la Resatac 600 ha comunque al suo interno altre sottocategorie, perché abbiamo in questo momento inquadrato, l'abbiamo visto adesso, Claudio Falcone che fa parte della categoria Challenge insieme ad altri piloti molto interessanti come Alberto Bozzoni, Niccolò Carpina, Fabrizio Pantella, Andrea Ranzani, Andrea Zagoner, Daniele Bassi e Mattia Mangili. Ovviamente poi abbiamo anche i rookie di questa categoria. Intanto andiamo on board con Osler, il numero 38, che prova a prendere la scia. Osler, vediamo come ha girato ultimamente Osler, 1.39.5 anche lui, buon giro, prende tutta la scia Osler, prova a prendere la scia di Carpina, probabilmente si mette dentro e Carpina gli chiude la porta in faccia alle ultime curve, si fa sotto Osler ma stacca molto forte Niccolò Carpina e riesce a tenere la posizione, inizia il penultimo giro. Intanto attenzione, non c'è più Benedett, non c'è più Benedett dietro a Vettel, è caduto, peccato per William Benedett, un vero peccato per il numero 6 sulla Yamaha. Ah, zero pesantissimo per William, un vero peccato. E siamo con Sorini on board, 1.39.9 per Sorini, mentre invece qua ci può essere una bagarre tra i due piloti della categoria Challenge, Falcone e Bozzoni. Falcone in questo momento in seconda posizione, torniamo on board con Perego in questo momento che alza un po' il ritmo, 42.8 per Perego che si trova in questo momento un po' nelle retrovie. E vediamo, intanto ci può provare Bozzoni su Falcone, un po' lì dietro c'è Copponi, vediamo se avrà la possibilità, un bel terzetto, anzi più un duo che si potrebbe trasformare in terzetto, ultimi giri di questa gara della Resatac 600. Sembra un po' distante però Bozzoni per provare un attacco. Vediamo se avrà l'opportunità di prendere la scia adesso sul rettilineo per portarci poi nelle ultime curve del tracciato di Cremona. Torniamo on board con Osler, vediamo come ha registrato Osler gli ultimi tempi, 38.3 per Osler, il suo ultimo passaggio, buonissimo giro, il giro migliore personale del numero 38, Matteo Osler, che affronta il rettilineo che, come dicevamo prima, porta le ultime curve. Non lo vediamo invece Bettella per un momento perché affronta il Ledosso che poi porta verso le ultime curve, inizia l'ultimo giro, Alberto Bettella sempre leader incontrastato come a Varane. Ha fatto una super gara, affronta adesso gli ultimi chilometri di questa gara 1 della Resatac 600. Alberto Bettella, giro veloce, pole position e sta per arrivare un altro assolo del numero 79. Ancora on board con Sorini che si è un po' liberato del suo inseguitore. Un buon giro da parte di Sorini, l'ultimo giro non è male, buon giro da parte di Sorini che ha girato in 1.41.3, è un buon giro per quanto riguarda i piloti che si trovano comunque vicino a lui. On board con Pocobello, vediamo come gira invece il buon Christian Pocobello, 41.9 il suo ultimo passaggio sul traguardo e affronta anche lui l'ultimo giro. Sta arrivando Alberto Bettella che la mette un pochino di traverso, scodinzola un po' il numero 79, si mette sul rettilineo e siamo verso... No, scusate, non si mette sul rettilineo, purtroppo non era la Cremona la curva, sembrava un leggero tornantino, lo sta affrontando adesso, passa i doppiati, mentre invece qua dietro Falcone e Bozzoni sempre insieme con Copponi dietro, non sembra esserci però possibilità per Bozzoni, due piloti della categoria Challenge che comunque sono momentaneamente sul podio, sarebbe un grande risultato, mentre Sorini insieme, qui vediamo se ci sarà una possibilità, non sembra esserci però una... possibilità, vediamo se riuscirà a mantenere l'ottava posizione di Alessandro Villani, il suo inseguitore. Ultima curva intanto per Alberto Bettella, sventola la bandiera a scacchi, altro assolo di Alberto Bettella che vince gara 1 della Resatac 600, lo fa davanti a Falcone e Bozzoni, arrivano un po' là dietro in volata, ci sono De Padova e Osler che chiude sesto, poi settimo Carpina della categoria Challenge.
andiamo con la sport bike adesso. Arriva l'ok da parte dei commissari. Ora, di nuovo, parola ai piloti. Dalla Pool, c'è Sorrenti, il semaforo rosso si spegne. In questo momento buonissimo lo scatto da parte di Starnone, partito in seconda posizione, non bellissimo purtroppo quello di Sorrenti, che comunque gira in seconda posizione dietro al pilota della Yamaha, che si è messo subito davanti a tutti. Sappiamo che Starnone, dopo il brutto epilogo di Varano, vorrà assolutamente rifarsi e prendere punti importanti per il campionato. Eravamo in on board con Luca Carone, partito dalla settima posizione, un pelo larghi qua alcuni piloti. Buona la partenza di Starnone, buonissima la partenza di Starnone, normale invece, quella di Sarchi. Eccoci qua, on board con il Sorrenti, tallonato, anzi non proprio, da Sarchi, numero 313, dietro di lui, ricordiamo come detto prima, partito dalla terza posizione, Sorrenti che ha girato il pole in 1:38.3, tempo che gli va sulla pole position, ma comunque sgondola un po' Starnone, sgondola un po' lì in entrata prima del rettilineo e si è rifatto comunque sotto Sorrenti. È lì Sorrenti, è pronto, vorrà assolutamente provare un attacco per rimettersi subito davanti e imporre il suo ritmo. Starnone che prova, va un pelo largo Starnone, vediamo se Sorrenti non ci porta la telecamera sui primi due, tutti corretti invece qua dietro. Però Sorrenti è lì pronto, sembra già essere pronto per provare l'attacco. Vediamo se in fondo qua potrà provare nelle ultime curve ad attaccare. Eccolo qua, Starnone è leader ancora incontrastato, ma c'è a fianco Sorrenti, eccolo! Eccolo Sorrenti che gli ha preso la scia, vediamo se avrà l'opportunità. Stacca forte Sorrenti, stacca fortissimo, va un pelo largo Starnone e si è messo dentro facilmente Mattia Sorrenti, il pullman davanti a tutti. Vediamo adesso se imporrà il suo ritmo e se Starnone riuscirà a stargli dietro. A vedere, sempre lì dietro c'è Sarchi in terza posizione, poi più dietro Bressan, Solcade, Maio De Stefani, Scarone, Rovelli, tutti gli altri. Grande, grande operazione di Mattia Sorrenti, preso la scia sul rettilineo, sorpasso pulito, Starnone è andato anche un po' largo e adesso la vera domanda è: riuscirà Fabio Starnone sulla Yamaha a contrastare, a stare lì con il pilota Aprilia? Ricordiamo la sport bike, una nuova categoria del panorama motociclistico che vedremo nel mondiale anche l'anno prossimo. I duelli fra le moto sono di varie marche, abbiamo la Kawasaki e molte altre, ma il vero duello sarà quello fra Yamaha e Aprilia, come stiamo vedendo in questo momento in questa gara a Cremona, con Sorrenti davanti a tutti, seguito da Starnone. Hanno fatto il vuoto ormai i primi due, linee diverse, quella di Starnone un pelo più interno, con Sorrenti appena più largo, linea ideale. Gruppi che comunque si sono già un pelo sgranati, infatti dietro a Starnone abbiamo Bressan e Sarchi, che anche loro magari sono appena appena distanti, ma vediamo se anche loro avranno l'opportunità di regalarci un po' di spettacolo per il podio, magari di andare a prendere addirittura i primi due, anche se il passo di Sorrenti e Starnone è stato sicuramente invidiabile. Vediamo se Starnone un pelo di scia la prende, l'annusa un po', sente comunque l'odore di scarico, dello scarico dell'Aprilia di Sorrenti, che affronta le ultime curve, che come dicevamo anche nella gara della Risatac 600, la nuova configurazione del tracciato. Eccolo qui Bressan terzo, seguito da Sarchi, nuova configurazione che è stata rifatta, lo dicevamo anche prima, per il mondiale della Superbike. I piloti ci hanno raccontato che è un po' difficile anche vedere l'ultima curva, perché si scollina un po', magari sembra un po' il cavatappi con questo scollinamento, il cavatappi di Laguna Seca ovviamente non è la stessa cosa, ma un po' lo scollinamento, cioè ricorda un po' quella sensazione dove si poi scende giù e poi si esce con molta trazione per l'ultima curva. Bressan in terza posizione, vediamo come ha girato in precedenza il pilota con il numero 514. Siamo qua invece con Luca Carone, diamo comunque merito alla sua gara, ricordiamo partito in settima posizione il numero 74, che ha girato in 43.0 il giro precedente, buon giro, ma davanti girano comunque nettamente con un altro pianeta, 39.1 per Starnone, 39.2 per Sorrenti, mentre Sarchi registra un 45 anche per... anzi no, non 45, scusate, ho letto il pilota sopra nella tabella dei tempi, 39.3 per Bressan, gran giro da parte di Bressan che infatti sta imponendo un buon ritmo e prova a scodarsi da Sarchi, che sembra essere un po' in difficoltà. Si volta anche Sarchi per monitorare la situazione alle sue spalle, con Solcay e Maio De Stefanis alle sue spalle. Sorrenti sembra essere sempre più incontrastabile in questa fase di gara, ricordiamo 10 giri, l'abbiamo visto anche dall'indicazione in
precedenza sulla destra del teleschermo. 10 giri di questa sport bike che l'anno scorso, chiamata Twins Cup, si è trasformata in sport bike quest'anno. Ultima curva per Sorrenti, vediamo il passaggio sul traguardo del numero 21. Si volta appena Sorrenti, 4 giri alla conclusione, e gira in 38,9 Mattia Sorrenti, gira in 39,1 Fabio Starnone, quindi qualche decimino lo accusa Starnone, e vedremo se adesso la sua seconda parte di gara sarà ottimale per provare ad andare a prendere il numero 21. Siamo sempre on board dal retro, dal codone dietro di Mattia Sorrenti, in cui ci stiamo per immolare in queste ultimi chilometri della gara della sport bike, che ricordiamo a Varano ha visto protagonista Edoardo Colombi, che dopo aver fatto la pole ha vinto anche la gara nel tracciato parmense. Sorrenti che ha chiuso in seconda posizione la gara a Varano, purtroppo per Stanone, lo dicevamo inizio gara, ha avuto un brutto epilogo con il contatto con Boccellari all'ultimo giro, che aveva provato ad attaccarlo, purtroppo si sono presi con un brutto epilogo che ha fatto perdere punti, 1-0 pesante per De Stefanis e anche per Boccellari, mentre invece qua si mette dentro l'attacco di De Stefanis, si mette dentro e passa così, grande attacco di De Stefanis che si è messo dentro, è passato senza neanche chiedere permesso, è entrato e passato. Siamo qua infatti anche nelle retrovie, scodinzola un po' la moto di De Maio, che ha appena accusato il sorpasso da De Stefanis, che a Varano ci ha fatto vedere una bella lotta insieme al compagno di marca Callonacci. Qualche sorpasso c'è stato, ritorniamo qua davanti, sempre con Starone che accusa, quegli 8 decimi ancora, quei 6-7 decimi li accusa, ultimi 3 giri, vediamo come girano, torniamo con i tempi, 39,3 per Sorrenti, 39,5 per Starone, girano praticamente quasi uguali, anche se Starone qualche decimo lo accusa, vediamo con Carone che sta per passare adesso sul traguardo, il giro precedente, adesso aspettiamo questo passaggio di Carone, aveva fatto 42,8, buon giro. Aspettiamo il passaggio adesso di Carone, che chiude adesso sul traguardo, 43,3 per Carone, che alzi un po' il ritmo di gara. Rettilinetto ancora per Sorrenti, con Starnone che stacca forte, stacca molto forte Starnone. Stivali gialli, Yamaha, ci ricorda un po'... sappiamo chi ci ricorda, Sorrenti che con la coda dell'occhio potrebbe aver visto Starnone, si è fatto sotto, si è fatto sotto Starnone, se era all'interno Sorrenti probabilmente ha avuto un riflesso, con la coda dell'occhio potrebbe averlo visto, e vediamo se ci può provare alla già Cremona, prova l'attacco, è difficile un pelo largo Sorrenti, e vediamo adesso, sì, ci può essere bagarre per la prima posizione qui a Cremona. Sul tracciato qua con la sport bike, che ci può regolare una bella bagarre per la prima posizione, Starnone che non sta precisamente in scia su Sorrenti, vediamo motore della sua Yamaha contro quello della casa di Noale, arrivano in fondo alla staccata della San Martino, vediamo, si fa sotto un pelo, prova a prepararla, forse è entrato anche un pelo lento apposta Starnone per poi avere una buona uscita, adesso è più vicino Starnone, più vicino, vediamo infatti il passaggio sul traguardo, vediamo, 45 per Sorrenti, 41 per Starnone, gira più forte Starnone, sì, Sorrenti che ha avuto quella piccola correzione quando Starnone ha provato a infilarsi, adesso sembra essersi un po' ristabilita la situazione con Sorrenti che ha ripreso un po' di vantaggio su Starnone, che però nell'ultima parte del tracciato si era fatto sotto, e vediamo se sarà capace di farlo anche in questa occasione. Si è appena voltato Sorrenti, che con la coda dell'occhio vuole sempre vedere, vuole monitorare la situazione, e mentre invece andando un po' nelle retrovie abbiamo sempre Bressan in terza posizione, seguito sempre da Sarchi. Bressan che ha girato in 40,7, ci riprova come prima Starnone, ci ha riprovato come prima, linee diverse, totalmente linee diverse, più interno Starnone, un pelo più largo Sorrenti, mentre invece in quarta posizione dicevamo Sarchi, che l'ultimo giro ha girato in 40,3. Arrivano qua ancora sempre linee molto diverse, con Sorrenti che la fa larga per poi chiuderla e poi avere trazione in uscita, ma è molto vicino ancora una volta Starnone, che nell'ultima parte del tracciato fa la differenza, si volta ancora un pochino, cerca di guardare, non dargli la scia il numero 21 Mattia Sorrenti su Aprilia, però
Quale posizioni rimangono ancora invariate? Vediamo la staccata di Stallone, se sarà in grado. È molto vicino, ma per provare un attacco probabilmente ci vorrebbe un passo per provare l'attacco. Arrivano alle ultime curve, molto vicino. Vediamo se Stallone avrà la possibilità di prendere un po' di scia nel rettilineo del traguardo. Ed entriamo negli ultimi giri di questa gara della Sport Bike. Vediamo il passaggio sul traguardo adesso di Sorrenti, che chiude in 49 ancora per Sorrenti, 49 anche per Starnone. Chiude Bressan adesso in 43, 40-0 di Bressan, 43 per Sarchi. Buon giro, e ancora con Carone che affronta le ultime curve. Il giro precedente Carone ha girato in 42,5, non è male, non è assolutamente male. Un buon giro per Luca Carone, è partito dalla settima posizione in 43,0, il tempo che gli è valso quella casella di partenza. Sempre Sorrenti, non ha nessuno davanti, prateria, quindi vuol dire che Starnone è ancora dietro, ma è sempre lì vigente. Arriviamo in un punto dove Starnone ha sempre provato a farsi vedere, un pelo più interno, sì, però non ancora in grado di poter provare l'attacco decisivo sul pilota Aprilia. E vediamo se ci sarà la possibilità magari di avvicinarsi. Sempre nell'ultima parte del tracciato, magari lo sta anche studiando Starnone, sa che ha la possibilità di provare ad attaccarlo nelle ultime curve e provare un attacco lì. Mi è sembrato un pelo vicino. Siamo qua con Bressan primo piano su di lui, ma mi sembra che Starnone, sì, in uscita sono molto vicini. Vediamo se adesso ci potrebbe essere una possibilità d'attacco per Fabio Starnone. Prende la scia, esce, viene fuori, non sembra essere però il momento, e ad ora ci dovrà riprovare per l'ultimo giro di questa gara. Sta per iniziare l'ultimo giro, stacca fortissimo Sorrenti, che staccata. Forse stacca un pelo prima Starnone, forse stacca un pelo prima Starnone per preparare l'uscita. Vediamo adesso il passaggio sul traguardo di questi due piloti che hanno fatto il vuoto. Ci ricordano un po' Rossi e Lorenza Cattolino 2009, che hanno fatto il vuoto sugli inseguitori. Si rivolta Sorrenti, che gira in 42-1, 42-2 per Starnone. Girano praticamente uguali, infatti hanno fatto il vuoto. Bressan invece chiude in 40-3. Buonissimo il giro da parte di Bressan. Ha chiuso Sarchi invece in presenza in 40,297, anche lui buonissimo giro. Ma arrivano adesso nelle ultime fasi, non nelle ultime fasi del tracciato, ma sono gli ultimi chilometri di questa gara della Sport Bike. Sembra avere un po' di vantaggio Sorrenti, si volta ancora Sorrenti per vedere Starnone, che è un pelo lontano, ma sappiamo che si fa molto sotto nelle ultime curve, nell'ultima parte del tracciato. Stacca forte Starnone, va un pelo largo, occhio alla linea sporca lì, occhio Fabio, occhio. E ancora lì la linea, linea fuori, la gamba di salvataggio per il numero 75, fuori il piedino, fuori l'ancora di salvataggio. Esce Sorrenti un pelo largo, la fa cucita al cordolo invece Starnone, che sembra essere un pelo più sotto adesso nell'ultima parte del tracciato. Lo sappiamo che lì ci prova, si mette all'interno un pelo largo, ma sembra essere lontanino. E vediamo adesso l'occasione, ultime chance per Starnone di poter provare un attacco su Sorrenti, che volta sempre un po' la testa per vedere in che situazione è lì dietro. E adesso sì, si mette in scia, zigzagga un po' Sorrenti, adesso è tutta la scia a favore di Starnone. Questa volta la prende bene, si mette in scia, lo svernicia, va un pelo anche sulla riga bianca, passa Fabio Starnone all'ultimo giro, ultime curve. Adesso arrivano a San Martino la 11, la 12 e la 13, è passato Starnone, incredibile, ultimo giro, studiata, eccellente, incredibile, la protegge anche, e Sorrenti potrebbe avere un po' più di grip in uscita, Starnone un po' più lento, ma non sembra esserci speranza perché Starnone la studia. Grande vittoria di Starnone, i piedi sulla moto davanti a Sorrenti, poi Bressan e Sarchi, che studiata di Starnone, grandissima gestione di gara. E poi via tutti gli altri, quinto Sol Capo, poi De Maio, De Stefanis, Carone, Rovelli, Berselli, Ferrara, Censale, Lovato. Incredibile, che gara!